amici di LVG TV, bentornati ragazzi. Episodio 239, continua la saga di Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, la storia di Dragon Ball Z, la saga di Majin Buu, okay. Perdonatemi. Sì, se no poi ci mangiano i commenti. Siamo arrivati al grande sacrificio di Vegeta, che tutti conosciamo bene. E avevamo visto che Majin Buu si stava tutto ricomponendo, quindi in realtà sì, il grande sacrificio di Vegeta è stato un po' vano. E vediamo adesso come si comporteranno gli altri, perché il pericolo è ancora lì. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, vogliamo sapere la vostra. E se avete piacere, passate su Patreon, che lì siamo avanti di 10-15 episodi circa. Sì. Ok. Io trovo che prima di occuparci delle storie del drago dovremmo andare a cercare sui figli, non crede, signora? Tu cosa dici, Bullo? Ma in effetti non li abbiamo visti da nessuna parte, ma secondo me è inutile continuare a cercarli ormai. Cioè, e gli chiede pure un parere, io non ci penserei due volte. Prima certo che cerco i miei figli e poi le sfere, con tutto il rispetto per le sfere del drago, però cioè, tu cosa dici, Bulma? Non lo so, però fa morire, Kiki. È una bella domanda il fatto delle sfere, cioè... Cioè, le fere sono sicuramente importanti, ma tu non vedi, non sai dove è tuo figlio da tanto. Ma è anche vero che magari, è anche vero che magari Kiki, cioè... Stai con un Saiyan, l'altro tuo figlio è un Saiyan, l'hai già visto combattere contro Cell, Gohan in questo caso, quindi diciamo sai che è molto forte, nonostante la giovane età può cavarsela da solo, perché comunque, cioè, sono pur sempre Saiyan, magari per questo ha questa tranquillità, però vabbè, comunque bambini, no? Ma tu volevi dire? Non mi ricordo più. Vai, fa niente. Sarà stato Lizzy, silenzio adesso, eh? Anch'io sono seriamente preoccupata per loro e per il mio Trunks. Se devi credermi, Kiki, cioè, da quando Vegeta si è comportato in modo così strano. D'altronde abbiamo già recuperato 6 sfere del drago, ora non ci resta che trovare l'ultima. Ah, ne manca una. Non capisco. Tu pensi che Gohan e Goten hanno fatto una brutta fine e che le sfere del drago ci servano per farli tornare in vita? No, non ho affatto detto questo, Kiki. E allora cerchiamo questa benedetta sfera. Forse non ho capito bene. Queste sfere hanno il potere di far tornare in vita le persone. Sì, avendone tutte e 7 è possibile esprimere il desiderio a Drago Shenron. Ci siamo, vedi il rilevatore, indica proprio lì, atterriamo! Subito! Yamko, sei un asso proprio. Che disastro. Scusa, mi spiace. Ragazzi, è successa una cosa terribile. Cosa? Non ci sono più fagioli magici? Esatto. Smettila, dici sempre sciocchezze. Ti affetto, Kree. Non accetto insulti. Tu non sei altro che un ridicolo fifone. Andiamo, Junior! Ma Junior, guarda, in braccio Trunks e Gohan. Non preoccupatevi, sono soltanto svenuti. Devono riposare. Che cucciolo! Qui staranno tranquilli. E così Majin Buu, quel mostro terribile e potente, si è risvegliato alla fine. Sì, a questo punto i due bambini sono la nostra unica speranza. Parla, Dende, che è successo, Goku? Non dirmi che tu non lo sai, eh? Goku è già nell'aldilà. Ah, boh, è vero. Non l'abbiamo visto? No, ah, già nell'aldilà. Che era arrivato qua per il torneo, aveva 24 ore di tempo, cioè era già morto in realtà. Sì, ma dicendo, mi sono confuso, dicendo già nell'aldilà, penso che fosse già tornato di là. Ah. Ok. E Gohan lo senti? Lui, purtroppo, non riesco a sentirlo. Speriamo, oh mio bene. Dio! Dimmi, Junior, che cosa ne sarà del pianeta Terra? Ma come posso rispondere io se non sai rispondere nemmeno tu? Ma infatti! Tu che sei il supremo! È ancora un adolescente. Quel mostro ha dato del filo da torcere persino a Kaioshin. Quindi mi sembra chiaro che abbiamo ben poche possibilità di vincere. Sì, boh, Kaioshin, cioè, non è che sia tanto sì, più forte. Sì, è vero, però per loro è comunque una figura molto importante, perciò lo collegano anche alla forza, secondo me. Sì, ma Junior, cioè, boh, Junior non c'era, però i Saiyan sono più forti di Kaioshin. Chiaro. Ma allora adesso che cosa possiamo fare? Ma voi non potete combattere a stomaco vuoto, la cena è pronta, venite a mangiare. Che bello! Beh, giusto. Kaioshin, aiutaci, che ne sarà di tutti noi? Vedi, lui che crede ne molto. Sarà della nostra galassia? Lo zio è ridotto male. Però almeno è vivo. Resistere con ti prego, devi farcela, abbiamo bisogno di te. Interessante. Confida tutto in Gohan, sembra. Visto in lui la forza. È steso da un bel po', Gohan, eh? Sì.
Questi bastardi. È una Madonna. Cazzo viene? Che pazza! Perché hanno un bacio 18 che può volare, scusa. Anche Yamko. Perché nonnina, poverina? Adesso non mi ricordo, però mi sembra che qua sia Goku e Vegeta che le loro mogli hanno sui 45, mi sembra. Ma mica sarà nonna a 45 anni, cioè. No, ma in mente i giovani come fanno, che scherzo, oh, prendono in giro. Mi sembra sulla quarantina, okay. Boh, non vorrei dire cazzato. Però. Okay. Arriva... Oddio. Forse... Ma che è? Vabbè. Ah, sono i suoi forse. Ah oh, no, non penso proprio. What? Cadi in acqua? Va via! Come va via? Probabilmente Yamko non aveva visto che si era mangiato la sfera del drago e voleva cacciarlo. Beh, sono ritardato secondo me. Poverino. Yamko ha detto che è responsabile di quello che è successo, perciò ora fino a recuperare la sfera! Si sente, papà? Che cosa? Dovrei farmi da qua su? Ma lui sa volare, scusami. Sa che mi sono preso una bella influenza. Ehi, CD18! Io detesto l'acqua perché mi si bagnano i circuiti, lo sai. Dici che ci perdi tu? E va bene. Fidel, attenta a non farti male, devi diventare la moglie di Dan. Oh, grande, Fidel. Però è più lento sott'acqua. Sì. Sembra che non gli sta facendo niente. Ora ci vado anch'io. Incredibile, quando le donne hanno più palle di te. Non mi tirerò indietro, ah. Per vedere di cosa sono capace. Salvate i vestiti, ma guarda il costume. Il culo. Tirali un calcio, ti prego. Oh, grande! Grande! Oh, brava, mi piace. Si è messo a scorreggiare. Che cazzo. La scuola della tartaruga. Scorreggia e via. Oh. Ah, ho sputato la sfera? Sì. Grande. Perfetto. Ma anche qua. Contro il treno. No, vabbè. No, vabbè, ma questo mi piace proprio distruggere. Sì, sembra un però sembra un bambinone che si diverte. Non, sì. Non so. Sono d'accordo. Non c'è l'ultimo fagione mi ha dato una botta in testa. Riesco a percepire la presenza negativa di Majin Buu, ma non quella di Vegeta. E purtroppo non sento nemmeno l'aura di Gohan. Junior e Krillin invece sono lì. Forse loro sapranno dirmi come sono andate realmente le cose. Che figata. Che bello, spostarsi così. Chissà quando ci metterà il piccolo a riprendersi del tutto. Junior è un bel personaggio. Saggio. Ho fame! Dove subito? Ciao! Ciao! Oh, Goku, allora sei vivo! Tra virgolette, sei vivo! Sì, infatti. Allora, ragazzi, vorrei sapere che cosa è successo esattamente. Sono io che vorrei sapere che cosa hai combinato. Guarda come sei conciato. Non preoccuparti, Goku, ci penso io a curarti. Oh, grazie infinite, Dende. Ehi, Junior, adesso che è arrivato Goku, le nostre speranze di sconfiggere quel pallone gonfiato sono aumentate, non è vero? Vorrei fare un'osservazione su questi poteri che ha dentro, perché in realtà è molto simile al Reiki. Reiki. È in mente il Reiki? No. È una tecnica, comunque una cosa che si può imparare, dove okay. Tu praticamente, che funziona realmente,
non so come funzioni, so solo che, cioè, tipo mia mamma ha fatto il corso, eccetera. Ok, ok. E tu praticamente concentrandoti la tua energia, toccando nel punto, ovviamente non è che ti guarisce se hai delle ferite del genere. No, chiaro. Però metti che ne so, hai mal di pancia o quant'altro, con il tocco e concentrando in un certo modo l'energia, non so esattamente come funziona a livello tecnico perché io non l'ho imparato, però il principio di base è un po' quello, aiuti ad alleviare il dolore, se vuoi. Okay. E secondo me è legato molto a quello. Poi, essendo comunque giapponese, queste qua sono molto tecniche orientali, l'hanno, secondo me, pensato anche un po' magari sulla base di quello, su tutte le loro tecniche curative che hanno. Può che essere. A me personalmente ho già sentito sta cosa io comunque. Affascinano tanto. Cercate cos'è il Reiki. Sì, no, alla fine siamo fatti di energia, perciò è possibilissimo. Sì, ovviamente non a questi livelli, ripeto, no, non è che puoi guarire la ferita, eccetera, però sai, il dolore fisico così puoi alleviarlo, non curarlo ma alleviarlo magari. Mm-hmm. Grazie per il suo intervento. Che bello, poco incazzato. Boh, perfetto. Sì, è puntata abbastanza tranquilla, hanno trovato le sfere, Goku si è svegliato, niente di No, mi preoccupa la situazione di Gon, cioè non si capisce se è soltanto svenuto pesantemente o se è proprio, ci ha lasciato le penne. Cioè adesso è a terra veramente da un bel po'. Sì. E poi mi chiedo, basterà Goku per risolvere la cosa? Non lo so, cioè comunque Majin Vegeta era veramente forte, se non ce l'ha fatta lui sarà tosta. E, esatto. E poi la cosa più assurda, che però fa parte del mondo di Dragon Ball e che io continuerò a ripetere fino alla fine, almeno fino a quando non avrò una spiegazione, è che tutto questo, da quando è iniziato il torneo, sta succedendo in 24 ore. Ricordiamoci che Goku aveva 24 ore a disposizione. Qua, cioè, sono 24, sono ancora meno di 24. Sì, appunto. Cioè, ma è assurdo perché sembra veramente tantissimo tempo. Eh sì. Però in realtà, boh, è vero che se ci pensi, è iniziato il torneo, poi a metà torneo sono andati via, ci può stare, però quanto durerà? Non lo so se durerà fino alla fine della saga qualcosa. Cioè, o che gli danno più tempo a disposizione a Goku per restare lì, non lo so, è che... Sì, fa a strano. Me sembra tanto tempo perché sono tante puntate, però effettivamente sono puntate da 20 minuti, se noi calcoliamo 20 minuti ogni puntata, in realtà non è poi così tanto tempo, sì. È quasi reale, nel senso che questi 20 minuti di episodio sono... Nella puntata, nello specifico, effettivamente sì. 20 minuti, secondo ma me. Ma sì, secondo me è giusto e alla fine. E siamo ancora nello stesso pomeriggio. Cioè, sì, sì, no, siamo noi che siamo abituati magari a vedere, non so, altri anime, film o serie, eccetera, che hanno delle tempistiche diverse. Sì, ti fanno però solo vivere il tempo in maniera diversa, nel senso... In maniera uguale, quasi. Sì, no, cioè ti fanno vedere le cose come succedono, nel senso se per 5 anni non succede niente nel mondo di Dragon Ball e sono in pace non ti fanno vedere niente, però se in un giorno succedono 1000 cose ti fanno vedere tutto, ti sembra che succedano più cose ma in realtà è lo stesso sì, giorno. Sì, anche perché magari esattamente la parte di boom è così, contemporaneamente c'è tutto quell'altro, quindi in realtà le tempistiche è lo stesso. Sì, appunto, perciò ci sta secondo me. Sì, 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 no, anche secondo me era solo una notazione che... Sì, che non sai come farà a durare... Fino alla fine, tutta cioè, la saga, non, secondo diciamo. Me non è che sconfiggeranno Majin Buu in un giorno alla fine, cioè, sarebbe assurdo, però vediamo. Chi lo sa però? Esatto, magari c'è la botta di fortuna, che ne so. Oh, ragazzi, lasciate un bel like, diteci la vostra, mi raccomando, che siamo sempre interessati a leggere anche i vostri commenti e iscrivetevi se non l'avete fatto, se siete curiosi di vedere anche gli altri episodi e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!